Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video, spero che vi sia piaciuta la intro. Oggi inizio la stagione di battaglie random secondo il formato VGC14. Io sto usando un team differente da quello che ho usato nel primo video e anche quello dell'avversario è abbastanza tipico. Oggi lotto contro un giapponese di nome Hiro, come potete leggere. L'avversario si rivela anche più ostico di quello che ci si aspetta, ma non voglio spoilerare nulla, diamo inizio alla partita. L'avversario inizia con Murkrow e Blastoise, lasciandomi già di stucco. Immaginavo che Murkrow avesse che fosse stato utilizzato per la sua abilità, che gli dà priorità a tutte le mosse di stato. Quindi, dopo aver fatto Mega Evolvere Kangaskhan, ho cercato di fermarlo in qualche modo e ho usato Fake Out. Il suo Blastoise ha usato protezione e credevo che Mega Evolvesse subito. Invece, a quanto pare, Mega Evolverà poi sul secondo turno. Mentre Rotom usa Fulmine sullo stesso Marco, mettendolo KO. Al secondo turno entra Ferrothorn. Qui immaginavo di avere la vittoria in pugno con tranquillità. Qui ho usato Facade su Blastoise e credendo switchasse ho usato Thunder Wave. In realtà se avessi usato Thunderbolt avrei ammazzato anche il suo Blastoise. Il suo Blastoise usa Water Pulse, che mi toglie anche un bel po'. Questo perché l'abilità boosta appunto le mosse. Qui un colpo di Ferrothorn mette quasi KO il mio Rotom. Sono fortunato a resistere con un HP, uno di vita. Protegge di nuovo con Blastoise mentre mi busto con Kangaskhan e mi becco il doppio danno dalla sua abilità. In realtà qui stavo cercando di farmi ammazzare Kangaskhan più che altro per mettere Talonflame e finire la battaglia in velocità, e invece non ha Rocky Helmet, quindi Kangaskhan non va KO. E Rotom creperà ben presto a causa del parassitismo. Qui ritorna un HP, proprio perché prima era resistito con un HP. Questo turno Ferrothorn si protegge, ma poco può fare contro il fulmine di Rotom su Blastoise, che va KO. Rotom, come avevo anticipato, va KO questo turno. Nel turno successivo piazzo Noivern e mentre lui mette Dragonite. Qui devo ammettere che mi ha messo un po' in difficoltà, perché come potete vedere Scarf Dragonite ammazza in un colpo il mio Noivern, mentre ho cercato di intaccare le sue difese con Facade. Riesco quasi ad ammazzarlo anche, però non è abbastanza. E sono un po' fortunato perché evito l'attacco di ferro. In questo turno metto Talonflame, ammazzo Dragonite perché il suo strumento potrebbe darmi problemi, ma qui è abbastanza fiducioso di poterla chiudere in fretta, perché il mio Talonflame ha una mossa fuoco, Flare Blitz. Qui appunto Kangaskhan va KO, ma non potevo fare altrimenti con Kangaskhan.
qualsiasi attacco che avessi fatto l'avrebbe... sarebbe morto a causa del recoil. Qui l'avversario che fa? Mi paralizza. La paralisi si rivela un nemico ancora più intrigante di quanto lo sia l'avversario stesso. Infatti resto paralizzato mentre mi sfida. E qui subisco i danni passivamente mentre lui si ricarica un po'. E niente, lui si protegge mentre io faccio flare blitz e invece no, rimango di nuovo paralizzato. Vabbè, capita. E sì, e recupero ancora altra energia, arrivo a più del 50%. Riesco a non attaccarlo per la terza volta di fila mentre lui usa Power Whip e a questo punto ero sicuro di aver perso, se non per lo strumento e per il parassiseme, almeno per il recoil di Flare Blitz. In questo turno riesco ad attaccare con Flare Blitz, ma Talonflame non va KO. Riesco a sopravvivere con 4 HP. Sono un po' fortunato, però effettivamente ne avevo ancora abbastanza per poter sopravvivere. Bene, spero che vi sia piaciuta la battaglia. Fatemi sapere se volete vederne altre di simili. Con questo chiudo. Alla prossima. Ciao.